faremo anche degli esperimenti notturni presso il centro vaccinale di Sesto San Giovanni. Faremo i prossimi 3 venerdì di questo mese una vaccinazione H24, cioè il centro sarà aperto anche durante la notte, non ci sarà bisogno di prenotazione, e questo lo facciamo anche per agevolare questa nuova categoria di quelli che hanno l'obbligo della vaccinazione, gli over 50, per i quali anche di fatto abbiamo incominciato a organizzare questa attività. E quindi faremo anche vaccinazioni giorno e notte, come avevamo anche auspicato. Lo faremo a titolo sperimentale a Sesto San Giovanni, poi se ci sarà la disponibilità, se ci sarà il personale e se ci sarà anche richiesta, continueremo ad aumentare anche questo genere di attività. L'obiettivo è di vaccinare tutti i cittadini che vivono in Lombardia, seguendo l'esempio ovviamente dell'Italia, completamente anche con la terza dose. Come stanno andando gli over 50, le prenotazioni qua in Lombardia? Ma abbiamo avuto fino adesso poche prenotazioni, stiamo aprendo una finestra dedicata per le prenotazioni degli over 50, mi pare che abbiamo avuto fino adesso 3-4 mila prenotazioni, ma di fatto le abbiamo appena aperte, le abbiamo attivate da ieri, quindi vedremo quella che sarà la risposta. È chiaro che gli over 50 che non si sono vaccinati fino ad oggi erano appunto quelli più restii, l'obbligo è sicuramente un ulteriore incentivo, ma non credo che verranno qua in modo entusiastico a mettersi in coda per farsi vaccinare. Hanno tempo fino al 15 di febbraio, noi faremo di tutto per agevolare anche la loro vaccinazione, ma lo ripeto, per noi l'obiettivo prioritario oggi sono i giovani, dai 5 ai 18 anni, vogliamo vaccinarli tutti.